Lorenzo Bonifazio, ho coordinato per quest'anno questo progetto e ho portato con me due ragazze del Volta Fellini, il liceo artistico di Riccione, sono Gaia e Valentina, venite qui, salite, perché mi hanno detto che i microfoni funzionano tutti, e due alunni del liceo classico Giulio Cesare di Rimini, Sofia ed Enrico, anche loro parleranno insieme a me. Noi abbiamo costruito un piccolo video sul quale parleremo in diretta, quindi speriamo di rimanere nei tempi che ci avete chiesto e che speriamo di rispettare in tutti i modi. Prima però volevo ringraziare le persone che non sono qui, cioè le nostre professoresse del liceo classico, Marinella De Lucca e Maria Rita Semprini, che hanno lavorato alle performance di cui vedrete alcuni spezzoni che sono stati presentati nel corso del Festival dell'Antico. Naturalmente ringrazio la professoressa Michela Cesarini che è in sala, insieme alle professoresse Maggioni, alla professoressa Maggioni, ringrazio Lucia Stringhini del Marco Polo, perché questo progetto, come vedrete, è in rete con tutte queste realtà e naturalmente le nostre amiche, collaboratrici e mentori del museo, Angela Fontemaggi, che è qui, e Orietta Piolanti, che invece non c'è. Partiamo. Ecco, il nostro progetto si intitola Di Ponte in Ponte e vi ho già brevemente detto chi sono i nostri partner: Liceo Classico, Liceo Volta Fellini, l'Istituto Tecnico per il Turismo, ma anche associazioni di volontariato del territorio. Partiamo subito con un intervento di una ragazza della quarta D. Pontis, manufatto di legno, di ferro, di muratura o di cemento armato, che serve per assicurare la continuità del corpo stradale o ferroviario nell'attraversamento di un corso d'acqua, di un braccio di mare o di un profondo avvallamento del terreno. Ecco, come è stato detto, il nostro territorio è percorso da ponti, potremmo chiamarlo un territorio anche d'acqua. Naturalmente il ponte di Tiberio compie in questi 7 anni il suo bimillenario, quindi ci sono moltissima attenzione su questo ponte, ma altri ponti sono nel nostro territorio. Il ponte di San Vito, che era nei pressi della via Emilia e che avete visto è poco più che un rudere. Il ponte sul Rio Melo, che invece permetteva di attraversare un tratto della via Flaminia, il Rio Melo sulla via Flaminia, e che si presenta oggi in queste condizioni e che non tutti conoscono, ma altri ponti sono il ponte sull'Ausa, che era un ponte che oggi non vediamo più, così come il ponte sulla Fossa Patara, che è stato interrato e che si trova a Rimini. I risultati del progetto sono comparsi all'interno del Festival dell'Antico con una biciclettata che è stata introduttiva del nostro lavoro. La biciclettata è partita da Riccione, dal ponte sul Rio Melo, e ci ha portato fino al ponte di Tiberio. Qui vedete i preparativi in cui i ragazzi e la professoressa Cesarini illustrano il percorso che, come poi dopo vi spiegherà, abbiamo anche messo in una cartina. Fin dall'epoca romana probabilmente un dislivello. Quindi speriamo che questo nostro progetto possa servire a riscoprire il territorio e soprattutto avere più cura dei nostri beni, perché ci raccontano la storia. Durante il percorso ci siamo fermati, diciamo, abbiamo fatto delle soste appunto per soffermarci sui monumenti romani principali come il Cippo Emiliario e l'Arco d'Augusto. Come vedete, ogni bicicletta ha una piccola cartina che ci spiega il nostro lavoro, che era in realtà cominciato molto tempo prima. Il 6 febbraio infatti... Allora, questo è il lavoro che abbiamo svolto appunto l'anno scorso, dove dovevamo praticamente semplificare e fare un simbolo, ovvero un marchio che rappresentasse l'intero progetto, ovvero sia i tre ponti di Riccione, il significato di essi, che appunto la pista ciclabile che sarebbe poi realizzata. E appunto adesso queste qui sono le tavole, si è fatta poi una classifica, una graduatoria, questo è il terzo classificato per esempio, poi vedremo adesso il secondo e il primo, e ognuno di noi ha dovuto appunto fare un marchio che simboleggiasse l'intero progetto. Il primo classificato è
Praticamente, allora, quello che avete visto all'inizio, sì, e che è diventato il nostro, il logo anche di tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto. Ecco, qui vedete il 6 febbraio la presentazione di tutti i progetti, tutti i ragazzi hanno lavorato, ognuno con la sua, con le sue caratteristiche, ognuno con la sua inventiva, e adesso arriva fra poco il progetto vincitore, sì, che ha realizzato Valentina, fra, sì, l'altro. Ecco, appunto, questo è stato il terzo, e questo il secondo, e poi alla fine l'ultimo, che appunto ho voluto rappresentare i tre ponti che si sono trasformati nelle ruote di una bicicletta, e sopra di questi c'è una sagoma di un uomo che li riunisce tutti e tre, appunto come significato di ponte e significato appunto di unione. Successivamente è stata realizzata la mappa ciclabile, che riprendesse interamente lo stile del logo definitivo, soprattutto nei colori e nella forma. Nei colori, come possiamo vedere, nel verde e nel viola, nella forma invece soprattutto appunto nel richiamo di della ruota circolare che identifica le tre principali città, San Vito, Rimini e Riccione, e anche nelle forme delle immagini. Successivamente sono stati inseriti i testi come descrizione del percorso e anche degli elementi naturali di riferimento in una leggenda. Il retro è stato, diciamo, realizzato in contemporanea, dove vediamo le descrizioni dei tre ponti, con l'ulteriore, diciamo, contributo dell'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo per le traduzioni dei testi. Ecco, il pieghevole si può appunto attraverso questi buchi appoggiare al manubrio della bicicletta, quindi il ciclista è favorito nel leggere dove sta andando e nel soffermarsi quando c'è bisogno di leggere o di approfondire qualche altro elemento. Ecco, la domenica del 21 giugno il progetto di Ponte in Ponte è stato presentato ed è stato anche il momento della presentazione delle performance, la prima fatta dalla classe quinta, adesso quinta, quarta B. È sostantivo composto di pons e fex, da facere, letteralmente facitore di ponti, enigmatico nel significato, anche convincente nell'etimologia. In collegamento ad altri termini presenti nella religiosità indoeuropea, la parola indica più precisamente colui che costruisce ponti tra l'uomo e il Dio tramite il gesto del sacrificio. Io sono Enrico della classe quinta B del liceo classico. Il nostro lavoro dell'anno scorso si è focalizzato sul pontificare letterario. Ecco, secondo noi chi in letteratura pontifica costruisce una sorta di sentiero tra la realtà e le diverse arti. E abbiamo così creato una performance, quella che avete appena visto, dal vivo al Museo della Città di Rimini, e tra musica, video e testi poetici tratti da Baudelaire, Leopardi, Emily Dickinson e anche qualche ponte vero con Dino Campana, Dora Marcus e Montale. E è stato un momento emozionante. La glauca luna lista l'orizzonte e scopre i campi nella notte occulti e il fiume errante. In suono di singulti l'onda si rompe al solitario ponte. Dove il mar che lo chiama? E dove il ponte che esita mormorando tra i virgulti? Il fiume va con lucidi sussulti al mar ignoto, dall'ignoto monte. Spunta la luna, a lei sorgono intenti gli alti cipressi dalla spiaggia triste, muovendo insieme come un pio sussurra. Sostano, biancheggiano le fluenti nubi alle volte che saline non viste le infinite scalee del tempio azzurro. Bene, questo che avete appena visto è un pezzo, una scena tratta dal video che la mia classe, la quinta D del liceo classico, ha realizzato l'anno scorso. Pur non avendo le conoscenze, pur non avendo fatto gli approfondimenti che
e non vengono comunque fatti in un liceo classico sulla modalità del video, abbiamo deciso di cimentarci in questo. Abbiamo visto che il risultato ottenuto era anche molto migliore rispetto a quello che ci eravamo aspettati. E il nostro video tratta di tantissimi argomenti, ossia tutti i campi metaforici. Allora, sono Amanda Antonelli e ho frequentato la quarta D del liceo classico Giulio Cesare di Rimini e è stato veramente molto bello poter prendere parte a questo progetto, perché comunque si è a contatto diretto con una parte della nostra storia, della nostra città, ed è stato molto bello poter prendere parte a questa storia e restaurando e ripulendo comunque le pietre. Anche se sembra una cosa abbastanza semplice, perché non è altro che un lavoro di pulitura, comunque dà grande soddisfazione perché si vede il cambiamento di queste pietre, si passa da delle pietre che sono molto sporche e quindi anche abbastanza rovinate a dei risultati come ad esempio sul marmo, che sono venute molto bene. E tra l'altro è stato molto divertente anche perché ho conosciuto delle persone che frequentano la mia stessa scuola ma con cui non avevo mai avuto la possibilità di parlare o comunque che non conoscevo, e è stata un'esperienza molto positiva anche per questo, per poter socializzare e incontrare persone nuove che condividono le mie stesse passioni e con cui abbiamo passato del bellissimo tempo insieme e ci siamo divertite tantissimo. Sono Partisani Laura e ho frequentato la classe seconda del liceo classico Giulio Cesare di Rimini. Ho preso parte a questo progetto spinta dall'interesse di poter in qualche modo aiutare la mia città con un gesto semplice, cioè con la pulitura di queste pietre del Ponte di Tiberio. È stata un'esperienza molto interessante perché comunque abbiamo fatto un lavoro non difficile ma che ha portato grandi risultati, è stato molto soddisfacente. Un'esperienza positiva anche perché mi sono confrontata anche con ragazzi di altre classi e più grandi di me, e quindi è stato un progetto a cui sono contenta di aver preso parte e spero sia stato utile anche per la città di Rimini. Ecco, vi ringrazio, vorrei dare ancora la parola a Sofia, perché il bello della diretta è proprio questo, non è riuscita a finire quello che voleva dire, quindi le cedo un attimo la parola ringraziandovi. Grazie ancora, scusate, finisco solo di dirvi quello che avevo iniziato a dire durante il video. Il nostro video appunto si concentrava su diversi campi anche metaforici che derivavano dal significato della parola ponte. Abbiamo spaziato fra testi antichi di origine greca di Erodoto fino ad arrivare a toccare argomenti sempre più attuali come quello dell'immigrazione che stiamo vivendo tutt'oggi. Vi ringrazio ed era questo che volevo finire di raccontarvi. Grazie mille. Grazie.